lavoro come educatore con progetti innovativi rivolti alla popolazione giovanile di Bergamo, per il Comune di Bergamo, e parallelamente porto avanti una carriera artistica e quindi lavoro come artista. Proprio l'idea di dover scegliere non è che mi sta preoccupando, però in un certo senso sì, perché so che arriverà un momento in cui dovrò scegliere. Ho studiato un po', devo dire che ho studiato, ma soprattutto ho riposato, non ho fatto assolutamente nulla. Cioè, cantavo, giocavo a basket, ho fatto un sacco di cose, ero rappresentante di studenti, però ero un po' un asino, quindi studiavo molto poco. Di conseguenza ho perso 3 anni, sono stato bocciato 3 volte. Se si è preparati di solito si pensa sempre di più, finalmente arriva così me la levo dalle palle. Caso unico e raro, all'interno del liceo ho fatto un ricorso per la 4ª bocciatura e ho vinto. Se non si è preparati, solitamente si dice finalmente arriva, così me la levo dalle palle e poi avrò tempo per recuperare. L'ansia della maturità? No, in realtà no, per ora niente. Ma sarà che non sono un tipo ansioso di natura e magari sì, me ne accorgo a 2 giorni dalla prima prova, soprattutto magari a 2 giorni dall'orale. Mi ero sentito proprio escluso dalla scuola in una forma sgradevole e quindi me l'ero proprio legata al dito, volevo comunque poter dire di aver preso poi la maturità in quel liceo. La tesina? No, non ci ho pensato, non ho avuto tempo, non ho pensato alla tesina, assolutamente. Ecco quando sono tornato e ho parlato una sola volta. Niente, entro in sala, c'erano tutti i papà e madri che parlavano con me, e vado io a parlare per questo spugno di 2013 uno dei docenti, mi ha visto per me, fa: scusi, ma hai già un figlio di 16 anni, prima cosa, ma cosa ci fai qua? E poi gli ho spiegato tutta la storia e poi ho detto: vabbè, comunque come va il ragazzo? Perché alla fine da parlare anche di lui. Esatto, ma è dovuto dire. È un disastro.